Benvenuti cari amici di Itinerari Agroalimentare d'Italia, oggi siamo a San Severino Lucano, nella parte lucana del Pollino, del Parco Nazionale del Pollino, in occasione del Festival dei Briganti del Pollino. Ringraziamo il primo cittadino di San Severino Lucano, il dottor Franco Fiore, per averci invitato nell'ambito di questa bella manifestazione che rievoca gli anni del brigantaggio in uno scenario così particolare che è quello del Parco Nazionale del Pollino Lucano. Abbiamo qui con noi due rappresentanti in abiti storici che ci ricordano appunto gli anni del brigantaggio all'interno del Palafrido di San Severino Lucano con la mostra realizzata dalla signora Giuseppina Schifino. Sindaco Fiore, la rievocazione qui al Palafrido di San Severino Lucano degli anni del brigantaggio in questo scenario naturale che è il Parco del Pollino Lucano. Sì, questo festival vuole ricordare un momento della storia del Pollino, riferita chiaramente al brigantaggio post-unitario che intorno al 1861 si sviluppava nei nostri territori, ma anche in altri luoghi di Basilicata. In effetti, nel momento in cui vi era il passaggio dai Borboni ai Savoia, le genti di questi territori, per tasse che venivano loro imposte, per situazioni anche inerenti al servizio militare che diventava obbligatorio, si trovavano in condizione di non condivisione delle politiche e tante persone si diedero per l'appunto al brigantaggio. In questi territori imperversava e agiva la banda di Antonio Franco, che aveva come compagna Serafina Ciminelli. Antonio Franco in effetti uccideva il sindaco di Francavilla in una prima fase, successivamente anche il sindaco di Terranova. La banda di Antonio Franco, che era composta da briganti che venivano da Saracena, da Terranova, dalla Fronico, da altri paesi del territorio, assaliva anche i nobili che ritornavano da Maratea, nobili di Senise, e quindi portava avanti, compiva queste azioni in tutto il territorio. Però non sempre venivano odiati i briganti dagli agricoltori, dai contadini del territorio. C'era una sorta di relazione positiva fra briganti e contadini del luogo. Nel 1861 il capitano Gennaro Iannarelli diventava capitano della Guardia Nazionale, veniva in effetti ad occuparsi della esigenza di sopprimere il brigantaggio, ma portava avanti anche egli delle azioni che poi molto spesso erano azioni brigantesche. Antonio Franco veniva catturato ed ucciso nel 1865. In ogni caso è un momento della nostra storia. Le opinioni rispetto a questo momento storico sono discordanti, noi non entriamo chiaramente nel merito, tante cose dovrebbero essere affinate in maniera più dettagliata. Io voglio anche ricordare che ultimamente Nicola Savino ha scritto un libro sul brigantaggio che riguarda sia il brigantaggio di queste zone e quello anche dell'Alta Basilicata. Noi vogliamo ricordare questo momento, lo ricordiamo con manifestazioni e spettacoli, perché già nel corso dell'estate si sono svolti dei momenti correlati al brigantaggio, con questa mostra fotografica allestita dal